All'ospedale di Muraglia a Pesaro, nel reparto di radioterapia, ha presentato il nuovo acceleratore lineare, un macchinario importante utilizzato in ambito oncologico. Si tratta del primo installato nella regione Marche grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Rappresenta un investimento complessivo di circa 2.800.000 euro per l'acquisto dell'apparecchiatura e i lavori di adeguamento strutturale. Allora, il macchinario che vedete, che abbiamo inaugurato oggi, è un acceleratore lineare, quindi fondamentalmente è un tubo radiogeno che emette raggi X, ma questi raggi X vengono accelerati con alte energie e queste permettono di andare a colpire delle lesioni tumorali presenti all'interno del corpo dei pazienti, creando danni al DNA, danni vascolari e quindi andando a colpire la malattia. Il nuovo acceleratore lineare è entrato in funzione a gennaio 2024 e ha già trattato più di 110 pazienti, erogando oltre 1.500 sedute di radioterapia. Questa tecnologia all'avanguardia permette di erogare in maniera accurata e precisa alte dosi di radiazioni sul bersaglio tumorale, risparmiando i tessuti sani limitrofi, spiega il direttore generale dell'ASTA di Pesaro e Urbino, Alberto Carelli. Il nuovo macchinario all'avanguardia consente di diminuire il numero di sedute per singolo paziente, aumenta il numero di pazienti radiotrattati e agisce direttamente sulle liste d'attesa. Un investimento importante perché Pesaro se lo merita, la provincia di Pesaro Urbino. Noi ovviamente facciamo riferimento a tutta la provincia come servizio di radioterapia, ma accogliamo pazienti da tutta la regione Marche e anche da fuori regione. Serve perché i pazienti marchigiani meritano di ricevere cure all'avanguardia. Un tempo la gente si spostava per ricevere, diciamo, le cure più moderne altrove, adesso questa cosa non è più necessaria. Noi siamo in grado di offrire lo stesso tipo di prestazioni che offrono i centri di radioterapia più blasonati, sia a livello regionale sia a livello nazionale.